Fare una telefonata all'ora di punta sta diventando veramente un'impresa. Ormai il traffico telefonico è un po' come il traffico. Comunque ieri faccio un numero. Pronto, sei tu Luisa? E la voce di Luisa come un robot. Sono momentaneamente assente. Attendere il segnale acustico e parlare. Beep! Sono rimasta di un male? Ma come? Viviamo in una città così caotica? Non c'è rimasto altro che il telefono per comunicare, cosa ci diciamo? Beep e click. E no, bella conversazione. Non si comunica mica più. E il portiere? Chi ci parla più? Sta in una gabbia di vetro che controlla chi entra e chi esce col circuito chiuso. E allora che fai? Ti piazzi davanti alla telecamera e dici, c'è posta? No. Mi presta una scala. No, una scala. Siamo in tanti. E stiamo diventando dei numeri. Si è perso per strada quello che si chiamava una volta misura d'uomo. Però per fortuna c'è qualcuno che ne tiene ancora conto. Quelli della Despar, per esempio. È vero, noi della Despar, le nostre clienti le conosciamo una per una. La signora Bianchina, ad esempio, il prosciutto lo vuole tagliato a mano. Buongiorno, signora. La sua spesa è già pronta. Aspetti che le aggiungo due scatole di pelati Despar, che sono nell'offerta speciale di questa settimana. Lei che è un esperto, mi dica, qual è il taglio migliore per lo stracotto? Vede, signora... Despar valorizza la funzione sociale della distribuzione associata.